Salve, ecco il progetto che vorrei proporvi questa volta. Si tratta di un cappello fatto a maglia, però ai ferri questa volta e non all'uncinetto, che è un'idea che mi è stata proposta da alcune di voi su Facebook. Come vi avevo promesso, faccio questo tutorial per dimostrarvi come si realizza questo cappello. Quindi andiamo a vedere i materiali assieme e poi cominciamo con la lavorazione. A tra poco. Allora, ecco i materiali. Abbiamo bisogno innanzitutto di un po' di lana. Ho pesato il cappello e ho visto che ha preso circa un etto di lana. Poi naturalmente dipenderà anche dalla grandezza, però questa è una grandezza media e sto usando un quattro capi da lavorare con ferri numero 4. Quindi avrete bisogno di un ago da lana, un paio di forbici e un paio di bottoni da mettere sulla chiusura della treccia. Quindi andiamo a vedere come si realizza. A tra poco. Bene, allora iniziamo. Innanzitutto tirate fuori dal gomitolo circa 1,5 m di filo. Tiratelo fuori, abbondante anche perché non importa se resta una codina, la lasciamo lì e iniziamo a montare le maglie sul ferro. Allora facciamo prima una cappiolina, quindi avvolgiamo il filo attorno alle dita, facciamo passare dentro il filo e facciamo una cappiolina che metteremo sul ferro di lavorazione. Poi cominciamo a montare le maglie. Allora impugnate il vostro filo con il palmo della mano sinistra, il pollice spezza a metà il filo e girando lo divide in due. Il ferro passa sotto al filo esterno che sta verso il palmo della mano. A questo punto dobbiamo gettare sul ferro il filo che abbiamo sulla destra e far passare sopra il ferro il filo che abbiamo nella parte sinistra, nella mano sinistra, deve passare sopra al ferro, così. Dopodiché si tira il filo e la maglia è montata. Quindi ripetiamo, impugniamo il filo con la mano sinistra e poi il pollice divide a metà il filo, la mano ruota e il filo è raddoppiato. Il ferro afferra il filo esterno che gira attorno al pollice. A questo punto gettiamo sul ferro il filo che abbiamo sulla mano destra e poi il filo che sta all'interno della cappiolina gira attorno al ferro. Allora facciamo passare prima il ferro nella cappiolina e poi facciamo girare il filo attorno al ferro e poi riportiamolo fuori. A questo punto tiriamo il filo e la maglia è montata. Ho montato in questo momento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 maglie. Dobbiamo montare 78 maglie. Quindi montate tutte le maglie e ci vediamo alla fine. A tra poco. Bene, montate le maglie, 78 maglie. Vediamo come dobbiamo ripartire il lavoro. Allora, ho aperto un pochino il cappello per darvi modo di capire come viene realizzato. Come vedete, queste sono delle parti, diciamo, di maglie separate che poi vengono chiuse a treccia una volta che il cappello è terminato. Però in realtà non sono altri che gruppi di 20 maglie lavorati a punto rasato per 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ferri, poi chiusi, poi riaperti, lavorati per altri 8 ferri e chiusi e via dicendo. All'inizio del cappello bisogna lavorare 6 punti a maglia legaccio, che sarebbe questa piccola fascia iniziale. I 20 punti successivi vengono lavorati a maglia rasata, quindi a dritto dritto e a rovescio rovescio, mentre invece il punto legaccio sapete bene che è lavorato sempre a dritto, sia nella parte di dritto che nella parte rovescia, e viene questa tipica lavorazione a ondine, diciamo, sia da una parte che dall'altra del lavoro. Quindi lavorando sempre a dritto, sia sul rovescio che sul dritto, si forma il punto legaccio, e invece lavorando a dritto il dritto e a rovescio il rovescio viene la maglia rasata, e il tratto di 20 maglie successive va lavorato a maglia rasata. Poi c'è di nuovo un tratto lavorato a maglia legaccio, quindi altre 6 maglie lavorate a maglia legaccio, quindi di nuovo un tratto lavorato a maglia rasata. Quindi sul dritto lavoreremo il dritto, sul rovescio lavoreremo il rovescio. Poi c'è la parte finale del cappello, che è lavorata a maglia legaccio, così come abbiamo fatto nei punti di 6 maglie iniziali e centrali, con la differenza che dobbiamo fare queste diminuzioni. Queste diminuzioni vengono fatte durante la lavorazione. Allora, noi inizieremo in questo punto, quando cioè il numero delle maglie saranno massime. Queste sono 26 maglie lavorate a maglia legaccio, dopo le 20 maglie lavorate a maglia rasata. Queste 26 maglie, ogni volta che finiamo il giro, saltiamo una maglia e torniamo indietro, diminuendo ogni giro di una maglia tutte le volte che arriviamo alla fine. Pian piano il giro diminuirà e le maglie verranno scartate una alla volta. Quando le maglie saranno concluse, finite, e arriveremo al punto in cui la lavorazione partirà dalla maglia rasata, allora ricominceremo con le 26 maglie e ricominceremo le diminuzioni. Però andiamo a vedere nel dettaglio che cosa dobbiamo fare. Allora, innanzitutto dobbiamo ripartire il nostro lavoro e fare nelle 78 maglie ripartire. Le prime 6 maglie le lavoreremo a maglia legaccio, e sono queste. Le successive 20 maglie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, le lavoreremo a maglia rasata, e saranno questi lacci che poi allacceremo a treccia. Poi le successive 6 maglie, 2, 4, 6, a punto legaccio, e saranno queste maglie centrali. Poi le successive 20 maglie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, di nuovo a maglia rasata, per fare questi lacci che andremo poi ad intrecciare alla fine. Le rimanenti maglie, 26, sono la parte del cappello che fanno, che costituiscono la parte superiore, dove andremo a procedere con le diminuzioni. Quindi iniziamo innanzitutto a lavorare le prime 6 maglie a punto legaccio, quindi 6 maglie a dritto. Quindi inseriamo il ferro nella maglia sotto, tiriamo sul ferro il filo e tiriamo fuori con il ferro di destra il filo dalla cappiolina, poi togliamo la cappiolina dal ferro di sinistra. Questo è il dritto. Quindi inseriamo il ferro di destra dentro alla cappiolina, alla maglia che abbiamo montato sul ferro di sinistra, poi gettiamo il filo sul ferro di destra che starà sotto all'altro, così. Poi tiriamo fuori dalla cappiolina
il filo che abbiamo accavallato e lasciamo cadere la maglia che è rimasta sul ferro. Fate attenzione a non far cadere le altre perché altrimenti si sfila tutto. Abbiamo fatto 2, 4, 6 maglie. Adesso dobbiamo fare le altre 20 maglie sempre a dritto perché stiamo sul dritto del lavoro. La cosa cambierà quando andremo a fare l'altro ferro, l'altro giro, perché le 20 maglie che lavoreremo a maglia rasata saranno lavorate al rovescio, le 6 maglie che lavoriamo appunto dritto saranno lavorate sempre a dritto. Quindi adesso abbiamo lavorato le prime 6 maglie, ora lavoriamo altre 20 maglie sempre a dritto. 2 e 20. Ecco, per ora il lavoro è invariato perché tutte le parti del nostro cappello sono lavorate a dritto perché stiamo nel dritto del lavoro. Adesso rivediamo lentamente come si realizza il punto dritto. Allora, afferriamo il filo con il palmo della mano destra, tiriamolo leggermente e poggiamo la mano sul ferro, poi inseriamo il ferro nella maglia che abbiamo montato sul ferro di sinistra e passiamo il ferro nella parte posteriore della cappiolina. Ora tiriamo sul ferro il filo dal basso verso l'alto, tiriamo leggermente e tiriamo fuori dalla cappiolina il filo che abbiamo appena accavallato. A questo punto ci troviamo la maglia sia sul ferro destro che sul ferro sinistro. Una volta assicurato con l'indice il bloccaggio della maglia sul ferro sinistro, lasciamo cadere quella che è rimasta sul ferro sinistro. E a questo punto abbiamo fatto un punto dritto. Quindi inseriamo il ferro nella parte bassa, gettiamo il lavoro, il filo sul ferro, tiriamo fuori dalla cappiolina il filo appena gettato, teniamolo fermo con l'indice e lasciamo cadere l'altra maglia dal ferro sinistro. Come avete visto non è difficilissimo, questo è il punto dritto. Dunque, continuate in questo modo per tutto il ferro. Ci vediamo a fine lavoro, tra poco. Bene, ho finito di lavorare il primo ferro. Vedete? Concluso. Adesso devo riniziare l'altro ferro. A questo punto io mi trovo sul rovescio del lavoro. Quindi le maglie che devo lavorare appunto a legaccio, quindi questa, queste e queste, saranno lavorate di nuovo a dritto. Le maglie invece che devo lavorare a maglia rasata, cioè queste alette che devo creare per formare l'intreccio che dopo mi servirà per fare questa treccia, le devo lavorare al rovescio. Quindi avrò 26 maglie appunto legaccio, 20 maglie appunto a maglia rasata, 6 maglie appunto legaccio, 20 maglie a maglia rasata e 6 maglie appunto legaccio. Quindi iniziamo. Le prime 26 maglie che fanno parte della parte alta del cappello le devo lavorare di nuovo a maglia dritta. Quindi devo fare il punto legaccio, quindi faccio una maglia dritta e procedo lavorando tutto dritto. Quindi 2, dovrebbero essere 26. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, sono 24, ne vediamo altre 2. Inseriamo il ferro destro sotto al ferro sinistro, centrando la maglia che per prima ci troviamo disponibile. Gettiamo il filo sul ferro e tiriamolo fuori attraverso questa cappiolina. Blocchiamo col dito la maglia creata in questo momento, blocchiamo con l'altro dito le altre maglie e lasciamo cadere quella che abbiamo appena lavorato. Inseriamo il ferro, gettiamo il filo,
tiriamolo fuori dalla cappiolina, blocchiamo e lasciamo cadere l'altra. A questo punto abbiamo lavorato appunto legaccio, cioè a tutto dritto, le prime 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 6 maglie. Ora dobbiamo lavorare le maglie a maglia rasata, le 20 maglie, le prime 20 maglie a maglia rasata che formano queste anse, questi tratti aperti, insomma. Allora, la maglia rasata consiste nel lavorare a dritto dritto e a rovescio il rovescio. Adesso andiamo a vedere come si lavora il rovescio. Allora, gettiamo la maglia e il filo sul ferro di destra e poi, anziché prendere il filo dal basso, dall'alto verso il basso, come abbiamo fatto per il dritto, facciamo il contrario al rovescio, cioè maglia rovescia, dal basso verso l'alto. Tiriamo il filo sul ferro destro e tiriamo fuori il filo dalla cappiolina della maglia che era montata sul ferro sinistro. Blocchiamo bene il lavoro, blocchiamo le altre maglie e lasciamo cadere la maglia appena lavorata. Quindi inseriamo il ferro destro dal basso verso l'alto, tiriamo il filo sul ferro, tiriamo fuori la cappiolina e blocchiamo la maglia che abbiamo realizzato sul ferro destro, la maglia successiva a quella lavorata e lasciamo cadere quella appena lavorata. Accostiamo le maglie alla fine del ferro per agevolare la lavorazione e proseguiamo lavorando al rovescio questo tratto di 20 maglie. Bene, ho realizzato le mie successive 20 maglie al rovescio che dovrebbero dare origine a queste strisce, come abbiamo visto nella nostra lavorazione, queste strisce aperte che poi formeranno la treccia a fine lavoro. E quindi dobbiamo procedere con la lavorazione realizzando le successive 6 maglie di punto legaccio. Gettiamo giù il filo di lavorazione per lavorare il dritto e realizziamo 6 maglie a punto legaccio che, come abbiamo visto, sia nel dritto che nel rovescio del lavoro viene lavorato sempre a dritto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora, abbiamo realizzato questa parte della lavorazione e adesso dobbiamo riprendere le successive 20 maglie di punto rasato a maglia rasata che, essendo sul rovescio del lavoro, vanno lavorate rovesce. Quindi cominciamo la lavorazione delle 20 maglie rovesce gettando innanzitutto il filo sopra all'ago di lavorazione al ferro. Poi, anziché prenderle dall'alto verso il basso come abbiamo proceduto adesso per il dritto, per il rovescio vi ricordo che dobbiamo fare l'inverso, il rovescio. Quindi afferriamo le maglie dal basso verso l'alto. Poi gettiamo il filo sull'ago di lavorazione e tiriamolo fuori dalla cappiolina che si è formata sulla maglia che ancora manteniamo sul ferro sinistro. Blocchiamo il lavoro con l'indice in modo tale che le maglie non sfuggano e la maglia lavorata la lasciamo cadere. Quindi di nuovo inseriamo il ferro dal basso verso l'alto nella prima maglia disponibile, gettiamo il filo di lavorazione sul ferro e tiriamo fuori il filo dalla cappiolina. Teniamo fermo il lavoro con l'indice destro e lasciamo cadere la maglia lavorata in giù, tenendo ferme le maglie successive per evitare di sfilare il lavoro. Quindi inseriamo il ferro, gettiamo la maglia,
tiriamo fuori il filo, lasciamo cadere la maglia lavorata. Quindi vediamo il lavoro un po' più velocemente. Quindi rimettiamo il filo verso il basso, sotto al ferro che sta lavorando, e questa volta inseriamo il ferro dall'alto verso il basso. Gettiamo il filo, tiriamo fuori il filo dalla gabbiolina, lasciamo cadere la maglia che è stata lavorata e lavoriamo così a dritto per tutto il resto del ferro. Quindi inseriamo il ferro dall'alto verso il basso, gettiamo il filo, tiriamolo fuori, lasciamo cadere la maglia. Inseriamo il ferro, gettiamo il filo, tiriamo fuori il filo e lasciamo cadere la maglia lavorata. Abbiamo finito il terzo ferro.